Il 25 febbraio del 2007, sul palco del Kodak Theater di Hollywood, c'è una donna italiana. Ha appena ricevuto il suo terzo Oscar per i costumi del film Marie Antoinette di Sofia Coppola. Ne aveva già vinti due, uno nel 1975 per Barry Lyndon di Stanley Kubrick e uno nel 1981 per Momenti di Gloria di Hugh Hudson. E 7 anni più tardi ne vincerà un quarto per Grand Hotel Budapest di Wes Anderson, totalizzando così 4 Oscar in 4 decenni diversi. Milena Canonero è la disegnatrice di costumi più ricercata di Hollywood, al centro di grandi film, eppure sempre nascosta dietro le quinte, lontana dai riflettori. Il suo discorso di accettazione così è un misto di emozione e paura, di orgoglio e gratitudine. Andate a vedervelo su YouTube per capire di che cosa e di chi stiamo parlando. In quelle poche parole della costumista, però, in quella sua presenza discreta, emerge tutto il carattere, la personalità e la formazione di Milena Canonero, che in brevi istanti, nella dedica ai suoi registi e alla sua mamma, ci rivela d'improvviso le radici più profonde della sua storia. Dove nasce la sua arte, che ha stregato il cinema, la televisione e il teatro mondiale? In quale suolo nasce la sensibilità che ha dato vita ai film di Francis Ford Coppola e Roman Polanski, ai costumi per la serie TV Miami Vice, a produzioni operistiche alla Scala, al Teatro dell'Opera di Vienna, al Metropolitan Opera House di New York. La storia di Milena Canonero prende forma tra Genova e l'Inghilterra, tra Londra e la California. E la sua carriera artistica si sviluppa attorno a 3 pilastri che, come suggerito nel discorso di accettazione all'Oscar del 2007, sono appunto Kubrick, Hudson e sua madre. Kubrick, qui è dove è nata la sua avventura. Una giovane ragazza italiana, nata a Torino e cresciuta a Genova, dove ha studiato design e costumi, si trasferisce in Inghilterra, dove cerca di guadagnarsi da vivere a Londra, lavorando nella boutique di un'amica. Innamorata del teatro e del cinema, che come ammise poi continuava a chiamarla, la giovane apprendista iniziò a lavorare sui costumi grazie a un incontro casuale con il regista americano. Nel 1968 si ritrova sul set del capolavoro 2001 Odissea nello spazio. La sua storia inizia qui, nell'incontro con Kubrick e nella proficua collaborazione che lì è iniziata. Canonero sarà la mano dietro i suoi capolavori come Arancia Meccanica nel 71, Barry Lyndon nel 75 e Shining nel 1980. L'Oscar per i suoi costumi storici di Barry Lyndon le valse una tale reputazione che George Lucas le chiese di disegnare i costumi per Star Wars. Lei rifiutò, ma questo, come vedremo, non le impedì di emergere a suo modo. All'inizio degli anni 80 incontrò il suo secondo regista, Hugh Hudson, per cui disegnò nel 1981 gli atleti di Momenti di Gloria, trasformando l'abbigliamento anni 20 dei personaggi in una tendenza, trasformando così il cinema in moda. Ora, se gli eroi di Arancia Meccanica avevano iniziato un nuovo stile tra i giovani londinesi, i vestiti nostalgici di Momenti di Gloria ispirarono poi le collezioni di due grandi designer di abbigliamento maschile, Ralph Lauren e Jeffrey Banks. Prima di parlare della madre, permettetemi di aggiungere una nota su Wes Anderson, il regista di Grand Hotel Budapest, il film del 2014 che ha regalato a Canonero il quarto Oscar. Con lui, infatti, Canonero dichiarò di aver trovato qualcosa di totalmente nuovo, o in questa scoperta, di aver preso coscienza del suo metodo creativo. Nella sua ricerca di un look che non esiste del tutto, non basato su modelli precedenti, ma nato sempre da zero, troviamo infatti rivelato il cuore del suo approccio all'originalità. Da una parte, come asserisce Canonero, l'unica condizione per raggiungere la freschezza è ricominciare sempre da capo, senza affidarsi a case di costumi o a lavori pregressi. Dall'altra, la condizione per creare qualcosa di coerente dentro un orizzonte estetico più ampio coincide con la disponibilità a cambiare costantemente melodia, a sintonizzarsi ogni volta con la visione differente del regista. In quest'ottica, l'originalità non sta dunque nella ricerca della novità per il gusto della novità, ma piuttosto nella riattivazione dell'immaginazione sartoriale, ora attraverso l'artigianato, quindi il gesto del fare e rifare, ora attraverso il dialogo dinamico e plurale con la diversa fantasia cinematografica. Alla luce di queste osservazioni possiamo risalire all'ultima fonte di ispirazione per Canonero, la sua mamma. Non solo la sua madre biologica, ma possiamo anche aggiungere la sua terra, la sua cultura, il suo humus. È nella tradizione italiana che la sua filosofia del costume trova le sue radici più profonde,
una sintesi di ricerca storica e reinvenzione fantastica. Il suo rapporto con sua madre, la sua formazione da storica dell'arte e la sua esposizione al panorama estetico italiano, così sono il terreno di scaturigine di due tratti chiave del suo stile: l'immaginazione del reale e l'abilità di trovare una nuova chiave a un patrimonio ricevuto. Nel disegno dei costumi d'epoca, quindi, il reale dialoga con il disegno e il costume svela la profondità del reale. È il reale, dunque, la vera fonte dell'immaginazione. Il reale, attraversato da uno sguardo curioso, capace di coglierne la profondità e svelarne il nucleo nascosto. Consentitemi una digressione per mostrare quanto questa capacità di reinventare un patrimonio o di vedere forme nel tessuto e nella materia sia profondamente intrinseca al modello italiano di creatività. Il suo archetipo nel design e nella sartoria è ovviamente Geppetto, il padre di Pinocchio. Come ricorderete, all'inizio del libro, Collodi mette in scena l'incontro tra due artigiani, il maestro Ciliegia, dal naso rosso, e il povero Geppetto. Maestro Ciliegia mostra all'amico un pezzo di legno che ha appena comprato per farne una sedia. Mentre sta per tagliarlo, improvvisamente sente una vocina sottile. Non è niente, dice, pronto a continuare il suo lavoro. Ma poi la voce chiama di nuovo. A questo punto Geppetto lo ferma, dichiarando la sua disponibilità ad acquistare quel pezzo, a trasformarlo in un burattino che sappia ballare, cantare, tirare di scherma. Ora Maestro Ciliegia, incapace di sentire la voce della materia, si ferma alla sua superficie. Geppetto invece, come una mente immaginativa, ci vede attraverso, ne sente il richiamo nascosto e la ricrea fantasticamente. Geppetto eserciterà questa sua abilità anche più avanti nel libro, quando vestirà il suo burattino Pinocchio, trasformando la corteccia in scarpe, la carta da parati in vestiti e il pane raffermo in un cappello. L'immaginazione del reale, la capacità visionaria, non è avere visioni di cose che non esistono, ma è vedere il nucleo delle cose oltre la loro superficie. Per Cano Nero, il lavoro di costumista rappresenta una simile piattaforma immaginativa che non solo si collega al patrimonio passato, ma lo vede vivo attraverso la sua scoperta, lo reinventa attraverso la sua moltiplicazione in infinite forme. Quindi l'abilità sartoriale di creare e di reinventare. Questa incredibile capacità immaginativa, che nasce dal dialogo con i classici del passato, fa del costume un'arte viva e non solo uno sterile esercizio, e lo colloca in uno spazio privilegiato, all'incrocio tra la visione cinematografica e la moda. In un certo senso, la malleabilità di Cano Nero nell'adattarsi alla visione del regista e la sua ossessiva attenzione ai dettagli la rendono a tutti gli effetti una character designer, una disegnatrice di caratteri o una disegnatrice di personaggi. La creazione di un vestito coincide infatti con la costruzione di un temperamento, di un habitus. In italiano la parola abito significa infatti sia abito, vestito, che abitudine, costume. La precisione dei dettagli è quindi il modo di tratteggiare la psicologia unica di ogni personaggio. Per ognuno di essi, i costumi così ritraggono gli stati emotivi, esternano un mondo esteriore, uno sviluppo psicologico, un viaggio umano. In un altro senso, il disegno dei costumi rappresenta anche un laboratorio creativo della moda per creare mode, collocandosi a metà strada tra il gesto di modellare personaggi e quello di modellare stili di vita. In italiano, un costume, infatti, è una mise di un carattere, ma anche uno stile, un modo di essere. Questa dinamica di modeling passa molto velocemente dai film alla moda. Tanto più ci identifichiamo con i personaggi, tanto più cerchiamo di rispecchiarli, imitando le loro abitudini, facendo nostro il loro modo di vestire. Non sorprenda perciò che una delle forme più nascoste ed efficaci di pubblicità per i marchi di moda venga appunto dagli abiti che attori e attrici indossano nei loro film. Nel lavoro di Milena Cano Nero si intrecciano così costume e narrazione, moda e cinema, psicologia e design. Nella sua immaginazione sartoriale, il patrimonio artistico italiano non si fa oggetto di riproduzione pedissequa, ma diventa energia creativa per definire un nuovo stile, che sia allo stesso tempo espressivo, unico e molteplice. Detto questo, allora non vi resta altro che andare a divertirvi online, a cercare le opere più belle e i costumi più belli di questa grande donna italiana.
Grazie mille per aver guardato questo video e se vi è piaciuto vi invito a iscrivervi a questo canale YouTube o alla pagina www.italianinnovators.com per ricevere le notifiche dei nuovi episodi. Potete anche seguirmi sul mio profilo LinkedIn o su Instagram @italianinnovators per ulteriori materiali sullo show. Grazie ancora, arrivederci alla prossima.